Che la vita bisogna viverla. Sì. Altrimenti non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna parte. E anche sempre a tutti li dico, essere ottimisti. La mia mamma sempre dice, la vita è un matrasso, una riga nera, una bianca. Un matrasso, sai che erano lì. Bella questa! Sì. Un matrasso, per questa... Let's discuss. We won't allow some women to call in. You can call. You can call in during the program and share your view. So with this, I want us also to explore, to see who is really Augustina Ekwunife. I am an author, an evangelist, by His grace. Hi, this is Ekwunife Augustina. I organized this event taking place on 30th of July 2020. And the theme of this event is Toxic Relationships and Bullying. Why bullying? We send our children to school. We parents, we send our children to school. And I cannot say sometimes, I say many times we don't really know what these children are going through at school. When they come back from school, we ask them, how was your day? All they will reply is, fine. Most of them are afraid to speak out because of the reaction of their parents, of their teachers at school, their professors, or even their friends. And they keep everything on the inside and they suffer. How can a mother recognize that her child is going through bullying at school? How can a mother cite bullying? How can a mother cite that her daughter, her son, is being bullied at school? And how do you go about it? Who do you talk to? How do you prevent such from happening? And another topic is toxic relationship. First, love or abuse. You know, women end up in so many toxic relationships. And they are afraid of speaking out. Many women are being killed. Many are being abused. You know, if it is physical violence, it is very easier to be seen. It is very easier to notice. How about emotional, psychological, mental abuse? When you violate a woman, when you abuse a woman to the extent that she dies on the inside, is that what you call love? So this and many others are what we are going to talk on that day. If you can't be with us, please watch the video on YouTube. Share your opinion. Let's help each other. Let's be our sister's keeper. Let's reach out to many women out there who don't know how to go about this topic, who are dying on the inside, who are settling, who are trying to, you know, they don't even have the courage to seek for help. You can be that help that they are silently crying for. You can be that miracle. You can be that person that can bring that smile back on their face. You can bring light back into that dark world. You can open that cage and let them that liberty that they have been looking for and they don't know where to get. Don't keep silent. Your voice is important. My voice is important and together we can roar. Thank you. No, dicevo che nella vita niente succede per caso, perché tutti dentro di noi abbiamo questa fede che magari come tante cose non sai, senti solo che hai un vuoto dentro, che la devi riempire e cerchi qua, là. Non sai dove sbattere la testa, però tu sai che dentro di te c'è un vuoto, che hai bisogno di qualcosa che non sai neanche tu. E quindi, come dicevo, questa porta a tante cose, depressione, cioè poi ti butti dentro nelle relazioni non,
perché tu dentro di te cerchi e non sai cosa cercare. E dicevo, come diceva anche lei con questo qua, perché tu la fede la stavi, cioè la fede, sì, cerca un aiuto. Tutti abbiamo, cioè da Dio, messo dentro di noi questo bisogno della fede. Quindi è questa che ti chiede, ti dice cerca e poi, visto che tu non riesci a trovare la via, viene lui e tu dici sì, e come diceva con questo che gli ha portato proprio quello di cui aveva bisogno in quel momento. Quindi questa è la mano di Dio, niente per caso succede nella vita. Però vedi, qualche volta noi ci dimentichiamo tante volte di questa persona che è il nostro salvatore. Anche per le persone in difficoltà, prima di tutto è questo. Se non hai vicino l'amica, sorella, sei solo nel mondo, è un Dio, cioè è Lui. E a volte tutte le situazioni ti porta a questa, cioè a capire, a renderti conto che non hai più nessuno accanto, e allora gridi. Chiamato manipolatore o narcisista, che ha delle caratteristiche ben precise. Sono delle persone che non sono solo uomini, sono anche le donne così, cioè non è che ci esiste solo no, uomini. No. Sono delle caratteristiche che inizialmente si danno, sono fantastiche, ti fanno vivere delle situazioni meravigliose, quindi tu ti senti protagonista, ti senti amato, ti senti la regina o il re, perché quella persona ti porta veramente in alto. Ha uno scopo quello, ha lo scopo di legarti a quella persona. Una volta che ti sei legato a quella persona, adesso vorrei presentare la mia collega Emanuela Blas, anche lei è un'operatrice sociosanitaria, e vuole parlare che cos'è relazione tossica, come si può riconoscere e come si può chiedere aiuto. Ovviamente qualcuno potrebbe anche intervenire volendo Laura, oppure Mariana, oppure anche Guido, grazie a Dio abbiamo un uomo qua tra di noi. Una donna come può riconoscere di essere in una relazione? Non so, lascio a voi. Come può chiedere aiuto? Può chiedere aiuto? Voglio restare zitta e subire? Deve chiedere aiuto. Grazie, abbiamo un uomo che dice sono sì, d'accordo con te, ma al mille per mille. No, non c'è prima devi capire con tutte le cose che tu magari neanche non ti rendi conto che sei dentro una relazione tossica. Tu sei così presa e pensi che cioè, ti si cambia i sentimenti, che quello che tu fai è, diciamo, tutto quello che ti si chiede da una relazione così tossica, vuol dire che uno succhia e l'altro dà, finché non succhia. Si cioè proprio cioè, ti assorbe tutto e tu pensi che lo fai per amore, perché tu pensi l'amore è dare. Sei sempre, credo che nei piccoli momenti di coscienza, quando tu ti rendi conto, magari cioè, capisci che sei là dentro, ma poi dici cambierà sicuramente se vede che io mi impegno tanto. Sì, magari lo difendi, dici passa un momento così, perché trovi tutte le scuse che hai per non renderti, cioè tu ridicola, perché non vuoi, magari non vuoi proprio dire a te stessa che sei vittima, non so, è anche che sei così, diciamo, non uso la parola più dura, stupida, però tu ti fai sempre delle corde. Sì, le corde magari non sempre, cioè tu, se tu dai tutto, non
è che ti fai delle colpe. No, non ti fa, a te ti danno la colpa. Ah. Qualsiasi cosa che succede, no. And also on my website www.augustinaequinfeministry.com. You can follow me on YouTube. Apart from that, I am an author, a writer. I love to mentor people. I use my life experience, all I have been through in life, as a message. I use my story to inspire, to motivate other women. So you can follow me on Facebook, on YouTube, Twitter, or also on Instagram. I can't wait to see you there. Leave your comments so that I will know that you are connected with me. Thank you so much. Watch this video of my pictures that tells and shares my story of where I've been to. Last year, I love last year because I went out, I reached out to women. I went to Zurich, I went to Paris, I went to France, you know, I went to Malta. I visited a lot of towns here in Veneto, Italy, and I plan to do so this year, but thanks to COVID-19, I couldn't move out. But all the same, I don't want to give up. And I don't want you also as a woman to give up. And that's why I'm making these programs, I'm making these videos. Watch out for more coming. Thank you so much, and with this I say bye. Mi stai muovendo? No, anche a me. Sì. 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 Sì, noi siamo qua in 6. Passami un bicchiere, Cristina. Ecco. Ti passo. Allora, io vi porto una piccolissima testimonianza mia del mio ambito. Comunque siamo operatrici un po' tutte, sì. Insomma, quindi sappiamo un attimo il nostro lavoro che in cosa consiste. Io magari porto l'esperienza, avevo raccontato la storia da cucina, ma le racconterò una diversa stasera, logicamente senza fare nomi perché lo sappiamo. È praticamente un'esperienza mia della scolastica. Dunque, io ho la fortuna di lavorare da circa 12 anni più o meno nelle stesse scuole, quindi nella zona sotto Venezia, Boglioca, Colombo Maggiore. Dico la fortuna perché comunque in questi anni sono riusciti a conoscermi e quindi sanno gli insegnanti come lavoro e quindi grazie a questo posso intervenire tante volte, diciamo, pur non essendo un insegnante, se vedo qualcosa che non funziona, mi è capitato più di una volta di interrompere la lezione per fare, per sottolineare atteggiamenti poco carini, diciamo così, no? Che esistono, perché il bullismo c'è, esiste, ed è secondo me una delle piaghe più brutte che c'è adesso per i genitori, per i ragazzi soprattutto, e per tutte le persone che comunque girano attorno a queste famiglie. Allora, io mi trovavo circa 2 anni fa oramai, ero nella mia aula di sostegno e vicino alla mia aula di sostegno, perché di solito i bambini li tengono più o meno vicini all'aula di sostegno, i bambini disabili, in modo che possano entrare e uscire più comodamente. Mi trovavo nell'aula di sostegno, proprio vicino all'aula dove era il mio ragazzino, e ogni mattina i ragazzi della sua classe mi venivano a salutare, mi chiedevano, sai, tanti anche consigli, eccetera. Perché tu sei lì sì per il tuo ragazzino, ma soprattutto anche tanto per gli altri che hanno bisogno di parlare. Perché questi ragazzi, credetemi, sono forti, forti, grandi, 2 metri, spalle da rettisti, però alla fine sono molto tanto fragili dentro. E io vedo, entro in classe durante una verifica, anche perché vi dico la verità, non si può dire, ma lo dico, entro per aiutare, non mi interessa niente, ma lo faccio. È perché lo so che non si può, però quando vedi che un ragazzino magari perché è preso dal panico, magari perché non riesce a fare una cosa, basta a volte solo segnare col dito, loro si capiscono e vanno avanti. Sono un giorno in classe durante una verifica di matematica e me ne accorgo che ci sono 2 o 3 ragazzini che hanno serie difficoltà, ma veramente serie difficoltà. E sapevo che loro non potevo aiutarli perché altrimenti li avrei messi ancora più in imbarazzo e ancora più in piedi. Alla fine della lezione parlo con l'insegnante e dico, guarda, secondo me non c'è che in quel ragazzo ci sia una discalculia, eccetera. Let's discuss. We wouldn't allow
some women to call in. You can call. You can call in during the program and share your view. So with this, I want us also to explore, to see who is really Augustina Ekunife. I am an author, an evangelist, by His grace.